Alexander Pushkin, La donna di picche, traduzione di Leone Ginsburg, lettura di Rosanna Lia. La donna di picche significa malevolenza segreta. L'ultimo libro dei sogni. Capitolo 1: E nelle giornate piovose, essi si radunavano spesso raddoppiavano la posta, Iddio mi perdoni, da 50 a 100, e vincevano, e segnavano col gesso. Così nelle giornate piovose essi si davano al lavoro. Un giorno si giocava a carte da Narumov della guardia a cavallo. La lunga notte invernale passò inavvertitamente. Ci si mise a cena dopo le quattro del mattino. Quelli che erano rimasti vincitori mangiavano con grande appetito. Gli altri stavano seduti nella loro distrazione davanti alle stoviglie vuote. Ma comparve lo champagne. La conversazione si animò e tutti vi presero parte. Che hai fatto, Surin? domandò il padrone di casa. Ho perso, al solito. Bisogna riconoscerlo. Sono sfortunato. Gioco come un saggio, non mi accaloro mai, non c'è verso di togliermi di carreggiata e perdo sempre. E non ti sei lasciato tentare neppure una volta? Neppure una volta hai puntato nel rot La tua fermezza mi fa stupire. Ma come fa German? disse uno degli ospiti, indicando un giovane ufficiale del genio, da che al mondo non ha preso in mano una carta da che al mondo non ha raddoppiato neanche una posta. Sta su con noi fino alle cinque e guarda il nostro gioco. Il gioco mi interessa fortemente, disse German, ma non sono in grado di sacrificare l'indispensabile per la speranza di acquistare il superfluo. German è un tedesco, è economo, ecco tutto, osservò Tomsky. Ma se c'è qualcuno che è incomprensibile per me, e mia nonna la contessa anna alfedotovna come chi gridarono gli ospiti non posso concepire seguitò tomsky per quale ragione mia nonna non giochi d'azzardo ma che cosa c'è mai di sorprendente disse narumov nel fatto che una vecchia ottantenne non giochi d'azzardo allora voi non sapete nulla di lei No, davvero nulla. Oh, allora sentite. Bisogna sapere che mia nonna, un sessant'anni fa, andava a Parigi e là era molto di moda. La gente le correva dietro per vedere l'avenue Moscovite. Richelieu la le faceva la corte e la nonna assicurava che egli fu sul punto di spararsi per la crudeltà di lei. In quel tempo le signore giocavano al faraone. Un giorno a corte. Ella perse sulla parola con il duca d'Orléans qualcosa di molto grosso. Venuta a casa, la nonna, mentre staccava i nei dal viso e slegava il panier, annunciò al nonno la sua perdita e gli ordinò di pagare. Il povero nonno, per quel che ricordo, era una specie di maggiordomo della nonna. La temeva come il fuoco. Tuttavia, avendo sentito di una così tremenda perdita, andò fuori di sé, portò i conti, le dimostrò che in sei mesi avevano speso mezzo milione, che vicino a Parigi non avevano né i possessi della campagna moscovita né quelli di Saratov, e rifiutò nettamente di pagare. La nonna gli diede un ceffone e andò a letto da sola in segno del suo sfavore. Il giorno dopo fece chiamare il marito, sperando che la punizione domestica avesse agito su di lui, ma lo trovò incrollabile. Per la prima volta in vita sua, ella giunse con lui fino ai ragionamenti e alle spiegazioni. Pensava di convincerlo, dimostrando con fare condiscendente che non tutti i debiti erano uguali e che c'era differenza fra un principe e un carrozzaio. Ma che? Il nonno si ribellava. No? E basta. La nonna non sapeva che fare. Ella conosceva intimamente una persona molto ragguardevole. Voi avete sentito parlare del conte di Saint Germain, sul quale si raccontano tante meraviglie. Sapete che egli si faceva passare per l'ebreo errante, per l'inventore dell'elisir di lunga vita e della pietra filosofale, eccetera. Lo deridevano come un ciarlatano e Casanova, nelle sue memorie, dice che era una spia. Del resto, Saint Germain, malgrado la sua misteriosità, aveva un aspetto molto rispettabile e in società era una persona molto gentile. La nonna ancora adesso va pazza per lui e si arrabbia se parlano di lui con poco rispetto. La nonna sapeva che Saint Germain poteva disporre di forti somme si decise a ricorrere a lui, gli scrisse un biglietto e lo pregò di venire immediatamente da lei. Il vecchio stravagante comparve subito e la trovò in una tremenda desolazione. Ella gli descrisse con i colori più neri la barbarie del marito e disse infine che tutte le proprie speranze le riponeva nella sua amicizia e cortesia. Saint Germain si fece pensieroso. Io posso venirvi in aiuto per questa somma, disse egli, ma so che non sarete tranquilla finché non vi sarete sdebitata con me e io non vorrei porvi nuove difficoltà. C'è un altro mezzo. Potete riguadagnare tutto. Ma, caro conte, rispose la nonna, vi dico che non abbiamo più denari affatto. Qui non c'è bisogno di denari, ribatté Saint-Germain abbiate la bontà di ascoltarmi. A questo punto egli le svelò un segreto che ciascuno di noi pagherebbe caro. I giovani giocatori raddoppiarono l'attenzione. Tomsky accese la pipa, aspirò il fumo e continuò. Quella medesima sera la nonna comparve a Versailles au Jeu de la Reine. Il duca d'Orléans teneva il banco. La nonna si scusò lievemente di non avere portato il suo debito. Come giustificazione, inventò una piccola storia e cominciò a puntare contro di lui. Scelse tre carte, le giocò una dietro l'altra. Tutte e tre la fecero vincere in pieno e la nonna riguadagnò tutto completamente. È un caso, disse uno degli ospiti. È una favola, notò German. Può essere che fossero carte segnate, soggiunse un terzo. Non credo, rispose Tomsky con aria di importanza. Come? disse Narumov. Hai una nonna che indovina tre carte di fila e finora non hai imparato da lei la sua cabalistica? Sei per tutti i diavoli, rispose Tomsky. Ella ebbe quattro figli, fra i quali anche mio padre. Tutte e quattro giocatori arrabbiati e neppure a uno rivelò il suo segreto, benché non sarebbe stato male per loro e neanche per me. Ma ecco quello che mi ha raccontato mio zio, il conte Ivanilich, e quel che mi ha assicurato sul suo onore. Il povero Kablizki, quello stesso che è morto in miseria dopo aver sperperato dei milioni, una volta nella sua giovinezza perse. Mi rammento, con Zoric, quasi 300.000 rubli. Era disperato. La nonna, che era sempre severa per le scappate dei giovanotti, chissà come si impietosì di Kaplitsky. Gli indicò tre carte perché le mettesse una dietro l'altra e si fece dare da lui la parola d'onore che per l'innanzi non avrebbe più giocato. Kaplitsky comparve dal suo vincitore. Si misero a giocare. Kaplitsky mise 50.000 rubli sulla prima carta e vinse in pieno. Raddoppiò la posta, la raddoppiò ancora facendo la bella, riguadagnò tutto e rimase ancora in vincita. Però è ora d'andare a letto, sono già le 5 e tre quarti. Infatti albeggiava già. I giovani finirono di bere i loro calici e si separarono. Parte seconda la vecchia contessa era seduta davanti allo specchio nel suo spogliatoio. Tre donne di servizio la circondavano una teneva in mano un vaso di belletto, un'altra una scatola con le forcine, la terza una cuffia alta con dei nastri color del fuoco. La contessa non pretendeva in nessun modo a una bellezza sfiorita da gran tempo, ma conservava tutte le abitudini della sua giovinezza, seguiva strettamente la moda dell'ottavo decennio del secolo scorso e si vestiva altrettanto a lungo, altrettanto accuratamente, come sessant'anni prima. Presso la finestra sedeva al telaio una signorina, la sua protetta. Buongiorno grand madame Disse entrando un giovane ufficiale. Buongiorno, mademoiselle Lise. Gran madame, vengo a chiedervi un piacere. Che cosa c'è, Paul? Permettete che io vi presenti uno dei miei amici e che lo porti al vostro ballo venerdì. Portamelo direttamente al ballo e là me lo presenterai. Ieri sei stato da... E come? Ci siamo divertiti molto. Abbiamo ballato fino alle cinque. Com'era bella la Zeleckaia. Eh. <ride> mio caro. Che cosa c'è di bello in lei? Era forse così la sua nonna, la principessa Daria Petrovna? A proposito, deve essere già molto invecchiata la principessa Daria Petrovna. Come invecchiata? rispose distrattamente Tomsky. Saranno sette anni che è morta. La signorina levò il capo e fece un segno al giovanotto. Egli si ricordò che alla vecchia contessa nascondevano la morte delle sue coetanee e si morse il labbro. Ma la contessa ascoltò la notizia, nuova per lei, con grande indifferenza. È morta, disse ella. Io non lo sapevo neppure. Eravamo state create da migelle d'onore insieme, e quando fummo presentate l'imperatrice. E la contessa raccontò al nipote il suo aneddoto per la centesima volta. Su, Paul, ella disse poi, adesso aiutami ad alzarmi. Lisanka, dov'è la mia tabacchiera? E la contessa andò con le donne dietro il paravento a finire la sua toilette. Tomsky rimase con la signorina. Chi è che volete presentare? domandò piano Lisaveta Ivanovna. Narumov. Lo conoscete? No. È un militare o un borghese? Un militare. Del genio? No, di cavalleria. E perché credevate che fosse del genio? La signorina si mise a ridere e non rispose neanche una parola. Paul, gridò la contessa da dietro il paravento, mandami qualche romanzo nuovo, soltanto per piacere, non quelli di ora. Che vuol dire grandmaman? Cioè un romanzo dove il protagonista non strangoli né il padre né la madre, dove non ci siano annegati. Ho una paura tremenda degli annegati. Di romanzi così adesso non ce n'è, a meno che non ne vogliate di russi. Ma ci sono forse dei romanzi russi? Mandamene Batiuska! Mandamene per favore! Scusate, grandmaman, ho oh fretta. Addio, Lisavieta Ivanovna, perché mai credevate che Narumov fosse un ufficiale del genio? E Tomsky uscì dallo spogliatoio. Lisavieta Ivanovna rimase sola, lasciò stare il lavoro e cominciò a guardare dalla finestra. Ben presto, da un lato della strada, di là dalla casa d'angolo, apparve un giovane ufficiale. Il loro sore coperse le guance di lei. Ella si mise di nuovo al lavoro e chinò il capo fin proprio sul filo ondente. Intanto entrò la contessa vestita di tutto punto. Fa preparare la vettura, Lisanca, ella disse, e andiamo a spasso. Lisanca si alzò dal telaio e cominciò a mettere via il suo lavoro. Che fai, madre mia? Sei sorda, forse? gridò la contessa. Va preparare presto la vettura! Subito rispose piano la signorina e corse nell'anticamera. Un servo entrò e porse alla contessa dei libri da parte del principe Pavel alexandrovich Va bene, si ringrazi, disse la contessa. Lisanca, Lisanca, dove corri mai? A vestirmi. Farai in tempo, Matiuska. Rimani a sedere qui. Apri un po' il primo volume. Leggi ad alta voce. La signorina prese il libro e lesse alcune righe. Più forte, disse la contessa. Che hai, madre mia? Hai perso la voce, forse? Aspetta. Accostami il panchetto. Più vicino, su. Lisavieta Ivanovna lesse ancora due pagine. La contessa sbadigliò. Lascia stare questo libro, disse ella. Che sciocchezze! Manda questo al principe Pavel e fallo ringraziare. Ma che ne è della vettura? La vettura è pronta, disse Elisavieta Ivanovna dopo aver dato un'occhiata in strada. E come mai non sei vestita? disse la contessa. Bisogna sempre aspettarti. Questo Matiuska è insopportabile. Lisa corse in camera sua. Non erano passati due minuti che la contessa cominciò a suonare con quanta forza aveva. Le tre donne entrarono di corsa da una porta e il cameriere da un'altra. Com'è che non si riesce a chiamare in modo che sentiate? disse loro la contessa. Dite a Lisavieta Ivanovna che l'aspetto. Lisavieta Ivanovna entrò in cappa e cappellino. Finalmente, madre mia, disse la contessa. Che eleganza! Perché questo? Chi c'è da sedurre? E com'è il tempo? C'è vento, mi pare. Non c'è né punto, eccellenza. Il tempo è molto calmo, rispose il cameriere. Voi parlate sempre a vanvera. Aprite il finestrino. Proprio così. C'è vento, è freddissimo. Staccate i cavalli dalla vettura. Lisanka, non andremo fuori. Era inutile mettersi in gingheri. Ed ecco la mia vita, pensò Lisavieta Ivanovna. Realmente, Lisavieta Ivanovna era un essere infelicissimo. Amaro è il pane altrui, dice Dante, e duri sono i gradini delle altrui scale. E chi può conoscere l'amarezza della dipendenza se non una povera fanciulla educata presso una vecchia di gran nome? La contessa, certo, non aveva un animo malvagio, ma era capricciosa come una donna viziata della società, avara e immersa in un freddo egoismo, come del resto tutti i vecchi che hanno esaurito la propria riserva d'amore al loro tempo e rimangono estranei al presente. Ella era partecipe di tutte le vanità del gran mondo. Si trascinava ai balli, dove rimaneva seduta in un angolo, imbellettata e vestita secondo la moda antica, come un mostruoso e indispensabile ornamento della sala da ballo. Le si avvicinavano con profondi inchini gli ospiti che giungevano, come secondo un rito prestabilito, e poi nessuno si occupava più di lei. In casa sua ella riceveva tutta la città, osservando una severa etichetta e non riconoscendo in faccia nessuno. La sua numerosa servitù, ingrassata e incanudita nella sua anticamera e nella stanza delle domestiche, faceva quel che voleva, derubando a gara la vecchia moribonda. Lisavieta Ivanovna era la martire della casa serviva il tè e riceveva delle sgridate per l'eccessivo consumo dello zucchero. Leggeva i romanzi ad alta voce ed era responsabile di tutti gli errori dell'autore. Accompagnava la principessa nelle sue passeggiate e rispondeva del tempo e del selciato. Le era stato fissato uno stipendio che non pagavano mai interamente. Ciò nonostante, pretendevano da lei che fosse vestita come tutte, cioè come pochissime. Nella società la parte che ella recitava era la più miserevole. Tutti la conoscevano e nessuno la notava. Ai balli ballava soltanto quando mancava un vis-à-vis -vis, e le signore la prendevano sotto braccio ogni volta che avevano bisogno di andare nello spogliatoio ad accomodare qualcosa nella loro acconciatura. Ella era orgogliosa, sentiva vivamente la propria condizione e si guardava intorno, aspettando con impazienza un liberatore. Ma i giovanotti calcolatori, nella loro sventata vanità, non la degnavano della propria attenzione, benché Elisavieta Ivanovna fosse cento volte più carina delle sfacciate e fredde fanciulle da marito alle quali facevano la corte. Quante volte, lasciando pian pianino il noioso e fastoso salotto, ella se ne andava a piangere nella sua povera stanza dove c'era un paravento coperto di tappezzeria, un cassettone, un piccolo specchio e un letto verniciato, e dove una candela di sego risplendeva debolmente in un candeliere di rame. Una volta, questo accadde due giorni dopo la serata descritta sul principio di questo racconto e una settimana prima della scena sulla quale ci siamo fermati, una volta Lisavieta Ivanovna, sedendo al telaio accanto alla finestra, guardò per caso in strada e vide un giovane ufficiale del genio che stava immobile e aveva fissato gli occhi sulla sua finestra. Ella abbassò il capo e si rimise al lavoro. Cinque minuti dopo guardò ancora. Il giovane ufficiale stava fermo al medesimo posto. Non avendo l'abitudine di civettare con gli ufficiali che passavano, smise di guardare in strada e ricamò per quasi due ore senza levare il capo. Servirono il pranzo. Ella si alzò, cominciò a mettere via il suo telaio e, avendo guardato per caso in strada, vide di nuovo l'ufficiale. Questo le sembrò abbastanza strano. Dopo pranzo si avvicinò alla finestra con un certo senso di inquietudine, ma l'ufficiale non c'era più e lei se ne dimenticò. Dopo un paio di giorni, uscendo con la contessa per salire in vettura, ella lo vide di nuovo. Era fermo proprio vicino all'ingresso, con il volto coperto dal collo di castoro. I suoi occhi neri scintillavano di sotto al cappello l'isavieta Ivanovna si spaventò senza sapere lei stessa di che e salì in vettura con un'inspiegabile emozione. Tornata a casa, corse alla finestra. L'ufficiale stava fermo al posto di prima, fissando gli occhi su di lei. Ella si scostò, tormentata dalla curiosità e agitata da un sentimento per lei affatto nuovo. Da quel tempo non era passato giorno che il giovanotto a una certa ora non comparisse sotto le finestre della loro casa. Fra lui e lei si stabilirono dei rapporti non combinati. Mentre era seduta a lavorare al suo posto, ella sentiva l'avvicinarsi di lui, levava il capo, lo guardava ogni giorno più a lungo. Il giovanotto sembrava esserle riconoscente per questo. Ella vedeva con lo sguardo acuto della giovinezza come un rapido rossore copriva le pallide guance di lui ogni volta che i loro sguardi si incontravano. Dopo una settimana, ella gli sorrise. Quando Tomsky aveva chiesto alla contessa il permesso di presentarle il suo amico, il cuore della povera ragazza aveva cominciato a battere. Ma avendo saputo che Narumov non era un ufficiale del genio, ma della guardia a cavallo, si rammaricò di avere manifestato con una domanda indiscreta il proprio segreto allo sventato Tomsky. German era figlio di un tedesco russificato, che gli aveva lasciato un piccolo capitale. Essendo fermamente convinto della necessità di consolidare la propria indipendenza, German non toccava neppure gli interessi viveva del solo stipendio, non si permetteva il minimo capriccio. Del resto egli era chiuso e ambizioso, e i suoi compagni avevano raramente l'occasione di irridere la sua soverchia economia. Aveva delle forti passioni e un'immaginazione infuocata. Ma la fermezza l'aveva salvato dai soliti errori della gioventù. Così, per esempio, essendo nell'anima un giocatore, non aveva mai preso una carta in mano, giacché calcolava che il suo patrimonio non gli permettesse, come egli diceva, di sacrificare l'indispensabile per la speranza di acquistare il superfluo. E ciò nonostante passava delle notti intere alla tavola da gioco e seguiva con febbrile emozione le varie vicende del gioco. L'aneddoto delle tre carte agì fortemente sulla sua immaginazione e per tutta una notte non gli uscì di mente. Che accadrebbe? egli pensava, la sera del giorno dopo errando per Pietroburgo, che accadrebbe se la vecchia contessa mi svelasse il suo segreto? o mi indicasse quelle tre carte sicure? E perché non tentare la propria fortuna? presentarmi a lei entrare nelle sue grazie magari diventare il suo amante ma per tutto questo ci vuole del tempo e lei ha 86 anni può morire fra una settimana fra due giorni ma anche quell'aneddoto ci si può credere no l'economia la moderazione e l'amore al lavoro ecco le mie tre carte sicure Ecco quello che triplicherà, se il mio capitale, mi darà la tranquillità e l'indipendenza. Ragionando a questo modo, egli si ritrovò in una delle strade principali di Pietroburgo davanti a una casa di vecchia fattura. La strada era ingombra di carrozze, le vetture andavano una dietro l'altra verso l'ingresso illuminato. Dalle vetture si allungavano fuori ogni momento ora la gambetta snella di una giovane bellezza, ora un rumoroso stivalone alla scudiera, ora una calza rigata e uno scarpino diplomatico. Le pellicce e i mantelli balenavano dinanzi al maestro guardaportone. German si fermò. Di chi è questa casa? egli domandò alla guardia di città che aveva il suo casotto all'angolo. Della contessa. Rispose la guardia di città. German fremette. Lo stupefacente aneddoto riapparve di nuovo alla sua immaginazione. Si mise a camminare vicino alla casa, pensando alla sua padrona e alla meravigliosa facoltà di lei. Ritornò tardi nel suo umile cantuccio. A lungo non poté addormentarsi, e quando il sonno si impadronì di lui, sognò le carte, la tavola verde, fasci di assegnati, e mucchi di marenghi. Egli metteva una carta dietro l'altra, raddoppiava risolutamente le poste, vinceva senza interruzione, rastrellava l'oro tirandolo verso di sé e metteva in tasca gli assegnati. Svegliatosi ormai tardi, egli sospirò per la perdita della sua fantastica ricchezza, andò di nuovo errando per la città e si ritrovò di nuovo davanti alla casa della contessa. Sembrava che una forza sconosciuta lo attraesse. Si fermò e cominciò a guardare le finestre. A una di esse vide una testina dai capelli neri chinata probabilmente su un libro o sul lavoro. La testina si sollevò. German vide un visetto fresco e degli occhi neri. Quel momento decise della sua sorte. Parte terza Lisavieta Ivanovna aveva appena fatto in tempo a togliersi il cappotto e il cappello che la contessa l'aveva già mandata a chiamare e aveva fatto preparare di nuovo la vettura. Esse uscirono per salire in carrozza. Nello stesso momento in cui due lacche sollevavano la vecchia e la ficcavano dentro lo sportello, Lisavieta Ivanovna, proprio accosto alla ruota, vide il suo ufficiale del genio. Egli le prese la mano. Lei non poter riaversi dallo spavento e il giovanotto scomparve. Nella mano di lei rimase una lettera. Ella la nascose dentro un guanto e per tutta la strada non udì e non vide nulla. La contessa aveva l'abitudine di fare ogni momento delle domande in vettura. Chi è che abbiamo incontrato? Come si chiama questo ponte? Che c'è scritto là sull'insegna? Lisavieta Ivanovna questa volta rispondeva a vanvera e a sproposito, e fece arrabbiare la contessa. Che ti succede, madre mia? Sei diventata scema, forse? Non mi senti o non mi capisci? Si è lodato il Dio. Io non sono blesa e non sono ancora uscita di cervello. Lisavieta Ivanovna non l'ascoltava. Tornata a casa, ella corse in camera sua e tirò fuori la lettera dal guanto. Non era sigillata. Lisavieta Ivanovna la lesse. La lettera conteneva una dichiarazione d'amore. Essa era tenera, rispettosa e presa parola per parola da un romanzo tedesco. Ma Lisavieta Ivanovna non sapeva il tedesco e ne fu molto contenta. Tuttavia la lettera da lei accettata la inquietava straordinariamente. Era la prima volta che entrava in segreti stretti rapporti con un uomo giovane. La temerità di lui la terriva. Si rimproverava la propria condotta imprudente e non sapeva che fare. Smettere di stare seduta vicino alla finestra e con l'indifferenza raffreddare nel giovane ufficiale il desiderio di ulteriori persecuzioni? Rimandargli indietro la lettera? Rispondere freddamente e con risolutezza. Non aveva con chi consigliarsi, non aveva né un'amica né una maestra. Lisavieta Ivanovna si decise a rispondere. Ella si sedette alla scrivania, prese una penna, la carta e si mise a riflettere. Cominciò parecchie volte la sua lettera e la strappò. Ora le espressioni le sembravano troppo compiacenti, ora troppo crudeli. Finalmente poté scrivere alcune righe di cui rimase contenta. Sono sicura, ella scriveva, che avete delle intenzioni oneste e che non volevate offendermi con un atto inconsulto. Ma la nostra conoscenza non dovrebbe cominciare in questo modo. Vi restituisco la vostra lettera e spero di non avere ragione di lamentarmi in futuro di una mancanza di rispetto immeritata. Il giorno dopo, vedendo German che veniva, Lisavieta Ivanovna si alzò dal telaio, entrò in sala, aperse un finestrino e gettò la lettera in strada sperando nella sveltezza del giovane ufficiale. German accorse, la raccattò ed entrò in una pasticceria. Tolto via il sigillo, egli trovò la propria lettera e la risposta di Lisavieta Ivanovna. Questo appunto egli si aspettava. E tornò a casa molto occupato dal suo intrigo amoroso. Tre giorni dopo, a Lisavietta Ivanovna, una ragazzina giovane dagli occhi vivaci portò un bigliettino da una modisteria. Lisavietta Ivanovna la perse con inquietudine, prevedendo richieste di denaro, e a un tratto riconobbe la scrittura di German. Vi siete sbagliata, anima mia, disse ella. Questo biglietto non è per me. No, proprio per voi, rispose la coraggiosa fanciulla, senza nascondere un sorriso furbesco. Fate il favore di leggerlo. Lisavieta Ivanovna scorse il biglietto. German chiedeva un appuntamento. Non può essere, disse Lisavieta Ivanovna, spaventatasi e della fretta e delle richieste e del modo da lui usato. Questo probabilmente non è stato scritto a me e strappò la lettera in minuti pezzetti se la lettera non è per voi perché mai l'avete strappata disse la ragazzina l'avrei restituita a quello che l'ha mandata per favore anima mia disse elisavietta ivanovna infiammandosi per la sua osservazione da ora innanzi biglietti da me non ne portate e a colui che vi ha mandata dite che si deve vergognare ma German non si arrese. Lisavietta Ivanovna ogni giorno riceveva delle lettere da lui, ora in un modo, ora nell'altro. Esse non erano più tradotte dal tedesco. German le scriveva ispirato dalla passione e parlava con il linguaggio che gli era proprio. Vi si esprimeva e l'inesorabilità dei suoi desideri e il disordine di una immaginazione senza freni. Lisavieta Ivanovna non pensava più a mandarle indietro. Se ne inebriava, aveva cominciato a rispondervi e i suoi biglietti diventavano ognora più lunghi e più teneri. Finalmente ella gli gettò dalla finestra la seguente lettera. Stasera c'è un ballo dall'ambasciatore di. La contessa ci sarà. Rimarremo fin verso le due. Eccovi un'occasione di vedermi a quattro occhi. Non appena la contessa sarà andata via, i suoi domestici probabilmente andranno ognuno per conto suo. Nell'entratura rimarrà il guardaportone, ma anche lui di solito se ne va nel suo sgabuzzino. Venite alle undici e mezzo. Andate dritto sulla scala. Se troverete qualcuno nell'anticamera, domandate se la contessa è in casa. Se vi diranno di no, non ci sarà nulla da fare. Dovrete tornare indietro ma probabilmente non incontrerete nessuno le donne stanno in camera loro tutte in una sola stanza dall'anticamera volgete a sinistra andate sempre dritto fino alla stanza da letto della contessa nella stanza da letto dietro un paravento vedrete due piccole porte quella di destra dà in uno studio dove la contessa non entra mai quella di sinistra in un corridoio e proprio lì c'è una stretta scala a chiocciola Essa porta nella mia stanza. German fremeva come una tigre aspettando l'ora fissata. Alle dieci di sera era già fermo davanti alla casa della contessa. Il tempo era orribile, il vento ululava, cadeva a fiocchi una neve bagnata. I fanali davano una luce smorta, le strade erano vuote. Qualche rara volta un fiaccheraio si trascinava avanti con il suo magro ronzino facendo la posta a un qualche passeggero ritardatario. German stava fermo con il solo soprabito addosso, senza sentire né il vento né la neve. Finalmente venne la vettura della contessa. German vide come i lacchè portarono fuori, tenendola sotto braccio, una vecchia curva imbacuccata in una pelliccia di zibellino e come dietro di lei, in un mantello leggero, con il capo adorno di fiori freschi, apparve per un attimo la sua protetta. Lo sportello fu richiuso, la vettura si mosse pesantemente sulla neve friabile, il guardaportone chiuse la porta, le finestre si fecero scure. German si mise a camminare vicino alla casa che s'era vuotata, si avvicinò a un fanale, guardò l'orologio. Erano le undici e venti. Rimase sotto il fanale, fissando gli occhi sulla lancetta dell'orologio e aspettando i minuti che rimanevano. Esattamente alle undici e mezzo, German pose piede sulla scalinata della contessa e salì nell'entratura fortemente illuminata. Il guardaportone non c'era. German corse su per la scala, aperse la porta dell'anticamera e vide un servo che dormiva sotto la lampada su un'antica, sudicia poltrona. Con passo leggero e fermo, German gli passò vicino. Il salone e il salotto erano al buio. La lampada li illuminava debolmente dall'anticamera. German entrò nella stanza da letto. Dinanzi alla mensola vetrata, piena di antiche immagini sacre, ardeva una lampada d'oro. Le poltrone e i divani di seta, sbiaditi con cuscini di piuma, con la duratura venuta via, stavano vicino ai muri ricoperti di tappezzerie cinesi in una triste simmetria. Al muro erano attaccati due ritratti, dipinti a Parigi da madame Lebrun. Uno di essi rappresentava un uomo sui quarant'anni, rosso in viso e grasso, in un uniforme verde chiara e con una decorazione. L'altro una bella donna giovane dal naso aquilino pettinata all'indietro sulle tempie e con una rosa nei capelli incipriati. In tutti gli angoli venivano fuori pastorelle di porcellana, orologi da tavola, opera del famoso Leroy, scatolette, roulette, ventagli e i vari giocattoli femminili inventati alla fine del secolo scorso insieme con il pallone di Montgolfier e col magnetismo di Mesmer. German andò dietro il paravento. Dietro di esso c'era un piccolo letto di ferro. A destra si trovava la porta che dava nello studio, a sinistra un'altra sul corridoio. German la perse, vide la stretta scala a chiocciola che conduceva nella stanza della povera protetta, ma egli tornò indietro ed entrò nello studio buio. Il tempo camminava lentamente. Tutto era calmo. In salotto batterono le dodici e tutto tacque di nuovo. German stava in piedi, appoggiandosi alla stufa fredda. Era tranquillo e il suo cuore batteva con regolarità, come quello di un uomo che si fosse deciso a qualcosa di pericoloso, ma indispensabile. L'orologio batté l'una e le due del mattino ed egli sentì il lontano rumore di una vettura. Un'involontaria agitazione si impadronì di lui. La vettura si avvicinò e si fermò. Egli sentì il rumore del montatoio abbassato. Nella casa si dettero d'attorno. I servi accorsero e cheggiarono delle voci e la casa si illuminò. Nella stanza da letto vennero di corsa le tre vecchie cameriere e la contessa, mezzo morta, entrò e si sprofondò in una poltrona alla Voltaire. German guardava da una piccola fessura. Lisavieta Ivanovna gli passò vicino. German udì i frettolosi passi di lei sui gradini della sua scala. Nel cuore di lui si fece sentire qualcosa di simile a un rimorso e tacque di nuovo. Egli impietrì. La contessa cominciò a spogliarsi davanti allo specchio. Le tolsero via la cuffia adorna di rose, levarono la parrucca incipriata dalla sua testa canuta, dai capelli tagliati bassi, gli spilli le piovevano intorno. Il vestito giallo ricamato d'argento cadde ai suoi piedi gonfi. German fu testimone dei disgustosi misteri della sua toilette. Finalmente la contessa rimase in camiciola da letto e cuffia da notte. In questa acconciatura, che si addiceva di più alla sua vecchiezza, ella sembrava meno orrenda e deforme. Come tutte le persone vecchie in generale, la contessa soffriva di insonnia. Essendosi spogliata, si sedette presso la finestra nella poltrona alla Voltaire e congedò le cameriere. Portarono via le candele. La stanza fu di nuovo illuminata dalla sola lampana. La contessa stava a sedere tutta gialla, muovendo le labbra rientrate, ciondolando a destra e a sinistra. Nei suoi occhi torbidi appariva un'assoluta mancanza di pensiero. Guardandola si sarebbe potuto pensare che il ciondolio della tremenda vecchia derivasse non dalla sua volontà, ma dall'azione di un occulto galvanismo. A un tratto quel viso morto cambiò indicibilmente le labbra smisero di muoversi, gli occhi si animarono dinanzi alla contessa stava un uomo ignoto. Non spaventatevi, in nome di Dio. Non spaventatevi. disse egli con voce chiara e bassa. Io non ho l'intenzione di nuocervi. Sono venuto a supplicarvi di una grazia. La vecchia lo guardava in silenzio e sembrava non averlo udito. German immaginò che fosse sorda e, chinandosi proprio sul suo orecchio, le ripeté le stesse cose. La vecchia taceva come prima. Voi potete fare la felicità della mia vita, seguitò German. Ed essa non vi costerà nulla. Io so che voi potete indovinare tre carte di fila. German si fermò. La contessa sembrava avere capito quello che le si richiedeva. Sembrava che ella cercasse le parole per la sua risposta. Era uno scherzo, disse ella infine. Vi giuro che era uno scherzo. Non c'è da scherzare con questo, ribatté con ira German. Ricordatevi di Kaplitzky che aiutaste a riguadagnare il perduto. La contessa si confuse visibilmente. I suoi tratti dimostrarono un forte moto dell'animo, ma ella cadde presto nell'insensibilità di prima. Potete voi, seguitò German, indicarmi codeste tre carte sicure. La contessa taceva. German seguitò. Per chi avete da custodire il vostro segreto? Per i nipoti. Sono ricchi anche senza di questo. e Non conoscono neppure il valore del denaro. Uno sciopone e le vostre tre carte non l'aiuteranno. Chi non sa custodire l'eredità paterna morirà lo stesso nella miseria malgrado qualsiasi sforzo demoniaco. Io non sono uno sciopone. Conosco il valore del denaro. Le vostre tre carte non andranno perdute per me. Su! Egli s'era fermato e aspettava con emozione la sua risposta. Ella taceva. German si mise in ginocchio. Se una volta, egli disse, il vostro cuore ha conosciuto il sentimento dell'amore, se ne ricordate gli entusiasmi, se avete sorriso almeno una volta al pianto di un figlio appena nato, se qualcosa di umano ha mai pulsato nel vostro cuore, vi supplico per i sentimenti di moglie, di amante, di madre, per tutto quello che c'è di sacro nella vita. Non respingete la mia richiesta, scopritemi il vostro segreto. Che ci trovate? Forse esso è legato a un peccato orrendo, alla perdita dell'eterna beatitudine, a un patto diabolico. Pensate, voi siete vecchia, vi è rimasto ormai poco da vivere. Io sono pronto a prendere il vostro peccato sulla mia anima. Basta che mi scopriate il vostro segreto. Pensate che la felicità di un uomo si trova nelle vostre mani, che non soltanto io, ma i miei figli, i nipoti, i pronipoti benediranno la vostra memoria e la onoreranno come qualcosa di sacro. La vecchia non rispondeva neppure una parola. German si alzò. Vecchia strega, disse egli a denti stretti, allora ti obbligherò ben io a rispondere. A questa parola egli trasse fuori di tasca una pistola. Alla vista della pistola la contessa manifestò per la seconda volta un forte sentimento. Cominciò a scrollare il capo e levò una mano, come per ripararsi da uno sparo. Poi rotolò giù supina e rimase immobile. "Smettete di fare puerilità", disse German prendendole la mano. Vi domando per l'ultima volta se volete indicarmi le vostre tre carte. Sì o no? La contessa non rispondeva. German vide che era morta. Parte quarta. L'esavietta Ivanovna sedeva nella sua stanza ancora nella sua acconciatura da ballo immersa in profonda meditazione. Arrivata a casa, s'era affrettata a mandare via la servetta insonnolita che le offriva svogliatamente i suoi servigi. Aveva detto che si sarebbe spogliata da sola ed era entrata con emozione in camera sua, sperando di trovarvi German e desiderando di non trovarlo. Fin dal primo sguardo, ella si era assicurata della sua assenza e aveva ringraziato la sorte per l'ostacolo che aveva impedito il loro incontro s'era seduta senza spogliarsi e aveva cominciato a rammentare tutte le circostanze che in un tempo tanto breve l'avevano attirata così lontano. Non erano passate tre settimane da quando ella aveva visto per la prima volta il giovanotto dalla finestra, ed era già in corrispondenza con lui, ed egli era riuscito a ottenere da lei un appuntamento notturno. Ella conosceva il nome di lui soltanto perché alcune delle sue lettere erano da lui firmate. Non gli aveva mai parlato, non aveva mai sentito la sua voce, non aveva mai sentito parlare di lui. Proprio fino a quella sera. Strana combinazione. Quella stessa sera al ballo Tomsky tenendo il broncio alla principessina Polina. Che, contrariamente al solito, ci vettava non con lui, desiderava di vendicarsi dimostrandole dell'indifferenza. Aveva chiamato Elisavieta Ivanovna e aveva ballato con lei un'interminabile maggiorca. Per tutto il tempo aveva scherzato sulla passione di lei per gli ufficiali del genio, l'aveva assicurata che sapeva molto di più di quanto ella potesse immaginare. E alcuni dei suoi scherzi erano stati così ben diretti che Elisavieta Ivanovna aveva pensato parecchie volte che il suo segreto gli fosse noto. Da chi sapete tutto questo? Ella aveva domandato ridendo. Dall'amico di una persona a voi nota, aveva risposto Tomsky. Uomo assai notevole. E chi è quest'uomo notevole? Si chiama German. L'Isavieta Ivanovna non aveva risposto nulla, ma le mani e i piedi le si erano fatti di ghiaccio. Questo German, aveva seguitato Tomsky, è un personaggio veramente romanzesco. Ha il profilo di Napoleone e l'anima di Mefistofele. Penso che abbia sulla coscienza almeno tre misfatti. Come siete impallidita! Mi duole il capo. E che cosa vi diceva German, o. Oh, o come si chiama. German è molto malcontento del suo amico. Dice che al suo posto agirebbe affatto diversamente. Suppongo perfino che German stesso abbia delle intenzioni nei vostri riguardi. Almeno ascolta con molto poca indifferenza le esclamazioni innamorate del suo amico. Ma dov'è che mi ha veduta? In chiesa, forse? A passeggio. Lo sai Dio, forse nella vostra stanza mentre voi dormivate? Ne è capace. Tre dame, avvicinatesi a loro con la domanda Ublio Regri, avevano interrotto la conversazione che diventava tormentosamente interessante per Lisavietta Ivanovna. La dama scelta da Tomsky era la stessa principessina. Ella era riuscita a spiegarsi con lui facendo un giro di più e girandosi una volta di più davanti alla propria seggiola. Tomsky, ritornato al suo posto, non pensava più né a German né a Lisavieta Ivanovna. Ella aveva voluto assolutamente riprendere la conversazione interrotta, ma la mazzurca era finita e poco dopo la vecchia contessa era andata via. Le parole di Tomsky non erano null'altro che chiacchiere da mazzurca, ma esse erano penetrate profondamente nell'anima della giovane sognatrice. Il ritratto schizzato da Tomsky somigliava all'immagine da lei stessa formata, e grazie agli ultimi romanzi questo personaggio ormai volgare spaventava e seduceva la sua immaginazione. Ella era seduta con le braccia nude in croce con il capo ancora adorno di fiori chinato sul petto scoperto. A un tratto l'uscio si aperse e German entrò. Ella ebbe un fremito. Ma dove siete stato? domandò sottovoce con spavento. Nella stanza da letto della vecchia contessa rispose German. Vengo adesso da lei. La contessa è morta. «Dio mio, che dite?» «E credo», seguitò German, «d'essere io la causa della sua morte». Lisavieta Ivanovna lo guardò e le parole di Tomsky echeggiarono nel suo cuore. «Quest'uomo ha almeno tre misfatti sulla sua anima». German si sedette sulla finestra accanto a lei e raccontò tutto. Lisavieta Ivanovna lo ascoltò con orrore, sicché quelle lettere appassionate, quelle infiammate richieste, quella temeraria, ostinata persecuzione, tutto ciò non era amore. I denari ecco di che cosa era affamata l'anima sua. Non era lei che poteva saziare il suo desiderio e renderlo felice. La povera protetta non era stata nient'altro che la cieca complice di un brigante e dell'uccisore della sua vecchia benefattrice. E la pianse amaramente nel tardo tormentoso suo pentimento. German la guardava in silenzio. Anche il suo cuore era dilaniato, ma né le lacrime della povera fanciulla né lo straordinario fascino della sua afflizione turbavano la sua aspra anima. Egli non sentiva rimorsi al pensiero della vecchia morta, una sola cosa lo faceva inorridire, l'irrevocabile perdita di un segreto dal quale si aspettava l'arricchimento. "Siete un mostro", disse finalmente Elisavietta Ivanovna. "Io non volevo la sua morte", rispose German. "La mia pistola non è carica". Tacquero. Il mattino avanzava. L'Isavieta Ivanovna spense la candela che finiva di consumarsi. Una pallida luce illuminò la sua stanza. Ella si asciugò gli occhi bagnati di pianto e li levò su German. Egli era seduto sulla finestra, con le braccia conserte e le sopracciglia minacciosamente aggrottate. In questo atteggiamento ricordava in un modo straordinario il ritratto di Napoleone. Questa somiglianza colpì perfino L'Isavieta Ivanovna. Come potete uscire dalla casa? disse finalmente Lisavieta Ivanovna. Io pensavo di accompagnarvi per una scala segreta, ma bisogna passare vicino alla stanza da letto, e io. ho paura. Ditemi come trovare questa scala segreta. Saprò uscire. Lisavieta Ivanovna si alzò, trasse fuori una chiave dal cassettone, la consegnò a German e gli diede delle norme particolareggiate. German strinse la sua mano fredda, inerte, baciò il suo capo chino e uscì. Scese giù per la scala a chiocciola ed entrò di nuovo nella stanza da letto della contessa. La vecchia morta stava seduta, pietrificata. Il suo volto esprimeva una profonda calma. German si fermò dinanzi a lei, la guardò a lungo, come desiderando di assicurarsi dell'orrenda verità. Finalmente entrò nello studio, trovò a tastoni la porta dietro la tappezzeria e cominciò a scendere per la scala buia, agitato da strane sensazioni. Per questa stessa scala, egli pensava, forse sessant'anni fa, in questa stessa stanza da letto, alla medesima ora, con la giubba ricamata, pettinato all'oiseau royal, stringendo al cuore il suo tricorno, scivolava un giovane fortunato che è già marcito da un pezzo nella tomba. Il cuore della sua vecchissima amante ha cessato di battere oggi. Sotto la scala, German vide una porta che aperse con quella stessa chiave e si ritrovò in un corridoio a due uscite che lo condusse in strada. Parte quinta Tre giorni dopo la notte fatale, alle nove del mattino, German andò al monastero di... dove dovevano celebrarsi i funerali della defunta contessa. Non sentendo rimorso, egli non poteva però soffocare del tutto la voce della coscienza che gli ripeteva: Tu sei l'assassino della vecchia. Avendo poca vera fede, egli aveva una quantità di pregiudizi. Credeva che la contessa morta potesse avere un influsso nocivo sulla sua vita e si era deciso a venire ai suoi funerali per ottenere il perdono. La chiesa era piena. German poté a fatica quella folla di gente. La bara era posta su un ricco catafalco sotto un baldacchino di velluto. La defunta vi giaceva con le braccia incrociate sul petto, in cuffia di pizzo e in un vestito bianco di raso. Intorno stavano i suoi familiari, i servi in livrea nera, con dei nastri stemmati sulla spalla e con i ceri in mano, i parenti in gran lutto, figli, nipoti e pronipoti. Nessuno piangeva. Le lagrime sarebbero state un'affectacion. La contessa era così vecchia che la sua morte non poteva colpire nessuno, e i suoi parenti da un pezzo guardavano a lei come a una sopravvissuta. Un giovane vescovo pronunciò il discorso funebre. Con espressioni semplici e commoventi, egli rappresentò il pacifico trapasso della donna giusta, per la quale i lunghi anni erano stati una dolce edificante preparazione a una fine cristiana. L'angelo della morte l'ha trovata disse l'oratore vegliante in buoni pensieri e nell'attesa del fidanzato della mezzanotte l'ufficio divino si compie con triste decoro i parenti andarono per primi a dare l'addio alla salma poi si mossero anche i numerosi ospiti venuti a salutare colei che da così lungo tempo era partecipe dei loro vani divertimenti dopo di loro anche tutti i famigli Finalmente si avvicinò la vecchia dama di compagnia, coetanea della defunta. Due donne giovani la conducevano sotto braccio, ella non aveva la forza di fare un inchino fino a terra e unica versò qualche lagrima baciando la mano fredda della sua signora. Dopo di lei German si decise ad avvicinarsi alla bara. Fece un inchino fino a terra e per qualche minuto stette prostrato sul pavimento freddo cosparso di rami d'abete. Finalmente si sollevò pallido come la stessa defunta, salì i gradini del catafalco e si inchinò. In quel momento gli parve che la morta lo guardasse con irrisione, strizzando un occhio. German, facendosi indietro in fretta, incespicò e stramazzò a terra supino. Lo sollevarono. Nello stesso tempo portarono fuori sul sagrato Lisavieta Ivanovna svenuta. Quest'episodio turbò per qualche minuto la solennità del funebre rito. Fra gli intervenuti si sollevò un sordo mormorio e un magro ciambellano, parente stretto della defunta, sussurrò all'orecchio di un inglese ritto accanto a lui che il giovane ufficiale era un figlio naturale di lei, alla qual cosa l'inglese rispose con freddezza: Oh! Per tutta la giornata German fu straordinariamente sconvolto. Pranzando in una trattoria solitaria, bevve molto contro il suo solito nella speranza di soffocare l'agitazione interiore, ma il vino rendeva ancora più calda la sua immaginazione. Tornato a casa si gettò sul letto senza spogliarsi e si addormentò profondamente. Si svegliò che era già notte, la luna illuminava la sua stanza. Guardò l'orologio erano le tre meno un quarto, il sonno gli era passato. S'era seduto sul letto e pensava ai funerali della vecchia contessa. Intanto qualcuno dalla strada guardò dentro dalla sua finestra e si scostò subito. German non ci fece nessuna attenzione. Un minuto dopo sentì che aprivano la porta nella stanza davanti. German pensava che il suo attendente, ubriaco, secondo il suo solito, ritornasse da una passeggiata notturna. Ma udì un passo ignoto. Qualcuno camminava ciabattando. La porta si aperse. Entrò una donna vestita di bianco. German la prese per la sua vecchia balia e si stupì, domandandosi che cosa potesse averla condotta lì in quel momento. Ma la donna bianca, scivolando, si trovò a un tratto dinanzi a lui e German riconobbe la contessa. Sono venuta da te contro la mia volontà disse ella con voce ferma, ma mi è stato comandato di esaudire la tua richiesta. Il tre, il sette e il lasso vinceranno in fila per te, ma a patto che tu non metta più di una carta al giorno e che poi tu non giochi più per tutta la vita. Ti perdono la mia morte, a patto che tu sposi la mia protetta Lisavieta Ivanovna. A questa parola ella si voltò senza far rumore, andò verso l'uscio e scomparve ciabattando. German sentì come sbatté la porta nell'entratura e vide che qualcuno guardò di nuovo dentro dalla finestra. German per un pezzo non poté riaversi. Andò nell'altra stanza. Il suo attendente dormiva sul pavimento. German non riuscì a svegliarlo a fatica. La porta dell'entratura era chiusa. German tornò nella sua stanza accese la candela e annotò la sua visione. Parte sesta. Due idee fisse non possono coesistere nell'ordine morale, nello stesso modo come due corpi non possono occupare il medesimo spazio nel mondo fisico. Il 3, il 7 e l'asso ben presto misero in ombra nell'immaginazione di German l'immagine della vecchia morta. Il 3 il sette e l'asso non gli uscivano di capo e gli si muovevano sulle labbra. Vedendo una ragazza egli diceva Come snella, un vero tre di cuori. Gli domandavano che ora è? egli rispondeva mancano cinque minuti al sette. Ogni uomo panciuto gli ricordava un asso. Il tre, il sette e l'asso lo perseguitavano in sogno, assumendo tutti gli aspetti possibili. Il 3 fioriva dinanzi a lui nella forma di una splendida grandi flora, il 7 appariva come una porta gotica, lasso come un enorme ragno. Tutti i suoi pensieri si fusero in uno solo, approfittare del segreto che gli era costato caro. Cominciò a pensare alle dimensioni e ad un viaggio. Voleva strappare il tesoro alla fortuna stregata nelle case da gioco pubbliche di Parigi. Un caso gli risparmiò le preoccupazioni. A Mosca si era formato un gruppo di ricchi giocatori, presieduto dal buon Cekalinski, che aveva passato tutta la sua vita giocando a carte, e un tempo aveva guadagnato dei milioni, vincendo cambiali e perdendo in contanti. La lunga esperienza gli aveva fatto meritare la fiducia dei compagni, e la casa aperta, un bravo cuoco, l'affabilità e l'allegria gli avevano conquistato la stima della gente. Egli venne a Pietroburgo. La gioventù si precipitò da lui, dimenticando i balli per le carte e preferendo le tentazioni del faraone alle seduzioni della galanteria. Narumov portò da lui German. Essi attraversarono una fila di splendide stanze, zeppe di servitori rispettosi. Tutte erano piene di gente. Alcuni generali e consiglieri segreti giocavano al whist. I giovanotti stavano a sedere in mezzo sdraiati sui divani di seta e fumavano la pipa. In salotto, a una lunga tavola vicino alla quale si stringevano una ventina di giocatori, stava seduto il padrone di casa e teneva il banco. Era un uomo sui sessant'anni, dall'aspetto più rispettabile, il capo coperto da un argente a canizie. Il volto grasso e fresco dava l'immagine dell'indifferenza. Gli occhi scintillavano, animati da un continuo sorriso. Narumov gli presentò German. Cekalinsky gli strinse la mano, lo pregò di non fare complimenti e seguitò a tenere il banco. La girata durò molto. Sulla tavola c'erano più di trenta carte. Cekalinsky si fermava dopo ogni buttata per dare a coloro che giocavano il tempo di prendere una decisione. Segnava la perdita, prestava attenzione compitamente alle loro richieste, ancora più compitamente raddrizzava un angolo piegato in più del necessario da una mano distratta. Finalmente la girata finì. Cekalinski mischiò le carte e si preparò a tenere il banco in un'altra. Permettetemi di mettere una carta. Disse German protendendo una mano da dietro un grasso signore che era lì che puntava. Cekalinsky sorrise e si inchinò in silenzio, in segno di pieno consenso. Narumov, ridendo, si congratulò con German per avere rotto il lungo digiuno e gli augurò un buon principio. Ci sto! disse German, scrivendo con il gesso la posta sulla sua carta. Quanto? domandò colui che teneva il banco strizzando gli occhi. Perdonatemi, non giungo a vedere. 47.000 rispose German. A queste parole tutte le teste si volsero in un attimo e tutti gli occhi si fissarono su German. È impazzito, pensò Narumov. Permettete che io vi osservi, disse Cecalinski con il suo immutabile sorriso, che il vostro gioco è forte nessuno qui ha messo finora più di 275 rubli come prima giocata». «Ebbene», ribatté German, «fate onore alla mia carta o no?». Cekalinski si inchinò con la stessa aria di sottomesso consenso. «Volevo soltanto farvi presente», egli disse, «che essendo io onorato della fiducia dei compagni, non posso giocare che a contanti». Per parte mia, certo, sono sicuro che basta la vostra parola, ma per la regolarità del gioco e dei conti, vi prego di mettere i denari sulla carta. German trasse di tasca una cedola bancaria e Cekalinski, che, la tese a Cecalinski, che, guardatela di sfuggita, la pose sulla carta di German. Egli cominciò il gioco. A destra andò un nove, a sinistra un tre. Avvento, disse German mostrando la sua carta. Fra i giocatori si levò un mormorio. Cekalinsky aggrottò le sopracciglia, ma il sorriso tornò subito sul suo volto. Volete ricevere il vostro? egli domandò a German. Fatemi questo piacere. Cekalinsky trasse di tasca alcuni biglietti di banca e pagò subito. German ricevette i suoi denari e si allontanò dalla tavola. Narumov non poteva riaversi. German beve un bicchiere di limonata e andò a casa. Il giorno dopo, alla sera, egli comparve di nuovo da Cekalinski. Il padrone di casa teneva il banco. German si avvicinò alla tavola. Coloro che puntavano gli fecero subito largo. Cekalinski lo salutò affabilmente. German aspettò un'altra girata. Mise una carta, ponendovi su i suoi 47.000 rubli e la vincita di ieri. Cekalinski cominciò il gioco. A destra venne fuori un fante, a sinistra un sette. German scoprì un sette. Tutti fecero. Ah! Cekalinski rimase visibilmente confuso. Contò 94.000 rubli e li diede a German. German li ricevette con sangue freddo e nel medesimo istante si allontanò. La sera dopo, German comparve di nuovo vicino alla tavola. Tutti lo aspettavano. I generali e i consiglieri segreti abbandonarono il loro whist per vedere un gioco così straordinario. I giovani ufficiali saltarono su dai divani, tutti i servitori si raccolsero nel salotto. Tutti circondarono German. Gli altri giocatori non misero le loro carte, aspettando con impazienza come egli avrebbe finito. German era ritto vicino alla tavola, pronto a puntare da solo contro il pallido ma sempre sorridente Cechalinsky. Ciascuno dissuggellò un mazzo di carte. Cekalinski mischiò. German tolse via e mise la sua carta coprendola d'un fascio di biglietti di banca. Sembrava un duello. Intorno regnava un profondo silenzio. Cekalinski cominciò il gioco. Le sue mani tremavano. A destra cadde una donna, a sinistra un asso. Ha vinto l'asso, disse German e scoprì la sua carta. La vostra donna è ammazzata, disse affabilmente Cekalinski. German ebbe un fremito. Realmente, invece di un asso, egli aveva la donna di picche. Non credeva i suoi occhi, non comprendendo come avesse potuto sbagliarsi nella scelta. In quel momento gli sembrò che la donna di picche strizzasse gli occhi e sorridesse. Una straordinaria somiglianza lo colpì. La vecchia. Egli gridò in un ridendo. Cekalinski tirò a sé i biglietti di banca perduti. German stava immobile. Quando egli si fu allontanato dalla tavola, si levò un rumoroso chiacchierio. «Ha puntato bene», dicevano i giocatori. Cekalinski mischiò di nuovo le carte. Il gioco seguì il suo corso. Conclusione German è impazzito. È stato messo nell'ospedale di Obukov al numero diciassette. Non risponde a nessuna domanda e borbotta straordinariamente in fretta Tre, Sette, asso Tre, Sette, donna! Lisavieta Ivanovna si è sposata con un giovanotto molto gentile. Egli è impiegato da qualche parte e ha un discreto patrimonio. È il figlio dell'antico amministratore della vecchia contessa. In casa di Elisavieta Ivanovna viene educata una parente povera. Tomsky fu promosso capitano e sposò la principessina Paulina. Qui finisce La donna di picche di Alexandre Pushkin, letto da Rosanna Lia. Se la mia voce è stata una gradevole compagnia e questo racconto vi è piaciuto, per favore lasciate un like e un commento e condividete sui vostri social. Io vi aspetto a breve con la lettura di un nuovo bellissimo racconto. Ciao da Rosanna!